Buongiorno carissimi, oggi condividerò con voi il commento fatto dal pastore David Ferraro al versetto di Geremia 31,3 che dice: Molto tempo fa l'Eterno mi è apparso dicendo: Sì, ti ho amata di un amore eterno, per questo ti ho attirata con benevolenza. Cari amici, questo testo fa un gran bene al cuore del credente. Il nostro testo fa parte di un bellissimo capitolo pieno di promesse. A Geremia non manca il coraggio di denunciare i peccati del suo popolo, ma ricorda a loro e a noi che l'amore di Dio è eterno, non conosce limiti ed è sempre disponibile. Tutti i cristiani credono che la prima caratteristica di Dio è che Egli è amore. Nel suo amore Dio crea l'universo e la vita sulla terra. Dopo la caduta di Adamo ed Eva, il Signore ha sempre assicurato tutti gli uomini che Lui è amore. Dio ha amato Israele per lunghi e sofferti secoli, ma il suo amore per l'umanità si è manifestato in modo meraviglioso nella vita, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. E cosa dire dell'amore di Dio per la sua Chiesa per 2000 anni? Geremia ci ricorda, giustamente, che l'amore di Dio è eterno. Che conforto! Soprattutto quando pensiamo che l'amore tra gli uomini è così breve e fragile. Troppo spesso l'amore umano delude. Famiglie che si spaccano, amicizie e fidanzamenti che saltano all'improvviso, invidie e gelosie, incomprensioni e rancori. Che spettacolo misero! Ed ecco che allora, quando ci sentiamo delusi, amareggiati e magari abbandonati e soli, troviamo conforto nell'amore di Dio che non delude mai. L'amore di Dio ci avvolge, ci consola, ci conforta, ci riempie il cuore e ricarica le nostre batterie spirituali. Geremia ci dice anche che il Signore ci attira con benevolenza. I cristiani sanno bene per esperienza che il nostro Padre Celeste trova mille modi per attirarci a Lui. Può essere una promessa biblica, l'ascolto di una predicazione, la lettura di un buon libro, un canto che parla al nostro cuore o lo spettacolo della natura. Ma forse è il suo spirito che nei momenti difficili ci attira e che ci conduce amorevolmente verso il Padre. Come il ferro è attratto dalla calamita, il credente è attratto dall'amore di Dio. L'amore di Dio è immenso e eterno. Ma anche noi, nel nostro piccolo, possiamo amare noi stessi e gli altri con un amore maturo, con sentimenti nobili. Possiamo cercare di tenere famiglie insieme e di non mandare all'aria amicizie e matrimoni decennali. Anche noi, nel nostro piccolo, possiamo esprimere, a parole e a fatti, benevolenza, e cioè compassione, vivo interessamento, empatia. Possiamo esprimere volontà di capire, di ascoltare, di rispettare l'altro con amore evangelico. Signore, aiutaci a sperimentare il tuo eterno amore ogni giorno. Aiutaci a trasmettere questo amore tra coloro che ci sono vicini. Amen.